Buonasera a tutti. E dopo l'inizio della nostra settimana liturgica con questo momento di preghiera, vogliamo iniziare anche i nostri lavori. Ma, come è giusto in una buona famiglia, cominciamo anche con i saluti. E allora il mio più caro saluto a tutti voi qui presenti, ma permettete che inizi con il saluto al vescovo di questa chiesa di Salerno, l'arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi, e attraverso di lui a tutta la sua diocesi che oggi, da oggi ci accoglie per questi 4 giorni e si mette a nostro servizio, per cui siamo in chiesa, non sarebbe tanto, ma ci intendiamo, un applauso glielo possiamo fare, ecco. Il grazie a Monsignor Bellandi per averci accolti e per essersi messo va attraverso di lui e i suoi collaboratori che hanno lavorato e stanno ancora lavorando e lavoreranno perché i lavori di questa settimana vadano nel migliore dei modi, mettendo insieme quelle che sono le nostre esigenze ma anche quelle di un contesto in cui dobbiamo muoverci e cercare di ottimizzare spazi, luoghi, tempi. Quindi davvero un grazie di cuore. Un grazie, lo dico se mi permettete, a nome del Centro di Azione Liturgica, anche a tutte le autorità presenti, a cominciare dal signor Sindaco, che tra poco avremo piacere di ascoltare, ma anche voglio ricordare il Padre Abate, che è qui in mezzo a noi come delegato della Regione Campania per la liturgia, e quindi ci rappresenta anche la regione in cui siamo. Un grazie particolare, comincio subito a dirlo, anche a Sua Eccellenza Monsignor Elio Castellucci che ci terrà la relazione iniziale che, come sappiamo, è sempre un po' il là in cui dobbiamo poi sintonizzarci insieme alla preghiera che abbiamo fatto e cercare di articolare il nostro cammino per vedere di raccogliere quanto il Signore ha da dirci e di porlo a servizio anche della nostra Chiesa in Italia. Ma prima di entrare proprio nel vivo dei lavori, ancora dei saluti. E il primo, ci teniamo perché ci accompagna nel cammino delle settimane liturgiche ogni anno, anche quest'anno il Santo Padre non ha voluto farci mancare il suo messaggio, che ora chiedo a Don Giovanni di poter leggere per tutti noi. Segreteria di Stato, dal Vaticano, 18 agosto 2022. Eccellenza Reverendissima, sono lieto di trasmettere il saluto cordiale del Sommo Pontefice ai partecipanti alla 72esima settimana liturgica nazionale, che si terrà a Salerno, città ricca di bellezze naturali e artistiche, custode non solo di pregevoli opere d'arte sacra, ma dell'insigne reliquia del corpo di San Matteo, apostolo ed evangelista, e del Santo Pontefice Gregorio VII. Il tema che tratterete, ministeri al servizio di una Chiesa sinodale, riveste particolare significato per la Chiesa nell'attuale momento storico e si riallaccia a quanto il Santo Padre ebbe a dire in apertura del Sinodo sulla sinodalità. Egli esortava a vivere l'itinerario del Sinodo diventando esperti nell'arte dell'incontro. Incontrarci a tu per tu, lasciarci toccare dalle domande delle sorelle e dei fratelli, aiutarci affinché la diversità di carismi, vocazioni e ministeri ci arricchisca. Così, celebrazione eucaristica, omelia del 10 ottobre 2021. A 50 anni dal motu proprio Ministeria Quaedam, con il quale San Paolo VI aveva rivisto tutta la materia degli ordini minori, conservando quelli del lettore e dell'accolito come ministeri istituiti, non più considerati come riservati ai candidati al sacramento dell'ordine. Il Centro di Azione Liturgica propone opportunamente una riflessione sull'animazione liturgica dell'intero popolo di Dio, chiamato nella diversità dei compiti e dei ministeri a dare lode al suo Signore. Le giornate di studio e di confronto possono rappresentare un luogo ideale di verifica sulla effettiva ricaduta dei nuovi ministeri istituiti
del lettore e dell'accolito, come anche quello del catechista nella prassi ecclesiale, guardando alla promozione degli stessi ministeri alla luce del magistero di Papa Francesco, che invita costantemente a rinnovare la forma ecclesia in chiave più comunionale, vincendo ogni residua tentazione di clericalismo. Con il motu proprio Spiritus Domini, egli superava il vincolo allora mantenuto che destinava i ministeri di lettore e di accolito ai soli uomini e disponeva l'inclusione delle donne nei ministeri laicali battesimali, con la modifica del canone 230, paragrafo 2. Inoltre, con il motu proprio Anticum Ministerium, donava alla Chiesa la figura del ministero istituito del catechista. L'allora congregazione, ora di Castero, per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su mandato di Sua Santità, ha fatto seguire poi una lettera ai presidenti delle conferenze dei vescovi sul rito di istituzione dei catechisti, con in allegato il rito corrispondente. Su tale linea di approfondimento si colloca il vostro convegno, che vede riuniti vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e numerosi fedeli laici, impegnati nell'esercizio di una ministerialità diversificata. L'auspicio del Santo Padre è che questa qualificata assemblea, che si pone a servizio della pastorale delle chiese in Italia, partendo da uno sguardo attento alla situazione attuale, a 60 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, contribuisca all'approfondimento teologico, liturgico, pastorale della realtà ministeriale, aprendo prospettive da offrire al discernimento pastorale della comunità ecclesiale. Io sto in mezzo a voi come colui che serve, dice il Signore. Ecco il modello che deve ispirare ogni ministero nella Chiesa. Da questa lezione evangelica la ministerialità della Chiesa è rinnovata continuamente, così che ciascuno può vivere in autenticità di fede e di servizio il ruolo che, in forza del battesimo e dei doni dello Spirito, è chiamato a svolgere. La visione stessa della Chiesa come mistero di comunione e una più avvertita considerazione della presenza e dell'azione dello Spirito Santo hanno contribuito a meglio porre in luce il ruolo del laicato nella comunità ecclesiale. Si tratta, pertanto, di favorire nei fedeli laici una più chiara consapevolezza della loro vocazione, che si esprime in una pluralità di compiti e di servizi per l'edificazione dell'intero popolo cristiano. Nel trattare questi temi, occorre essere attenti a non fare confusione tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, interpretando arbitrariamente il concetto di supplenza, clericalizzando e rischiando così di creare di fatto una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul sacramento dell'ordine. Il Santo Padre assicura la preghiera e, invocando la materna protezione della Vergine Madre della Chiesa, volentieri invia la sua benedizione apostolica a Vostra Eccellenza, alla diocesi ospitante, al suo pastore, agli altri presuri, ai sacerdoti, ai diaconi, alle persone consacrate, come pure ai relatori e a tutti i convenuti. Nell'unire il mio personale augurio di pieno successo dell'importante iniziativa pastorale, profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell'Eccellenza Vostra Reverentissima, Devotissimo, Pietro Cardinale Parolin, Segretario di Stato. Entriamo facciamo un passo ulteriore nel cammino di questa settimana. Un primo passo importante è a farlo con noi, ad aiutarci a farlo, Monsignor Erio Castellucci. Lo conosciamo, ma ricordiamo solo tre brevissime cose. Intanto che è l'arcivescovo abate di Modena Nonantola e anche vescovo di Carpi in quella
come dire, unione, la persona del Vescovo di queste due diocesi. E poi è vicepresidente della CEI e uno quindi degli animatori, con tutta la presidenza, di quello che è il cammino sinodale che ci aiuta, che aiuta le chiese locali in questo impegnativo cammino. E al tempo stesso, e sempre sulla stessa corda, è consultore della segreteria generale del Sinodo dei Vescovi. E quindi in questo momento in cui ci si prepara a un sinodo che parla della sinodalità, capite bene che stasera davvero per noi è forse il maestro migliore ad aiutarci ad entrare in questo tema che parlerà dei ministeri, ma appunto a servizio di una chiesa in cammino, di una chiesa sinodale. Lo ringrazio di cuore e allora do a lui la parola. Grazie. Grazie per questo invito, grazie al Vescovo Claudio che mi ha contattato, al Vescovo Andrea che ci ospita, al Vescovo Giuseppe che è veramente prezioso, grazie a Don Giovanni con cui abbiamo tenuto i contatti e a tutti voi. Entro subito nell'argomento, avrete forse una traccia che rispetto per la prima parte, la seconda parte da allora l'ho un po' cambiata. E entro in questo argomento cercando di cogliere qualche aspetto del fitto intreccio tra struttura di chiesa e forme ministeriali e propongo dunque in maniera piuttosto classica due passaggi, uno evolutivo e quell'altro più sistematico, perché i nodi storici ci aiutano a capire il presente, anche perché se noi diamo tre o quattro rapidi flash su alcuni momenti della storia e prendiamo come esempio un ministero, quello del Vescovo, perché è stato costante come almeno denominazione in tutti i secoli, ci rendiamo conto che i ministeri sono davvero cambiati nella loro forma e grazie a Dio sono cambiati, perché i ministeri devono cambiare col cambiamento delle strutture ecclesiali, altrimenti sarebbero pezzi da museo. Dicevo, un piccolo test, prendiamo il ministero del Vescovo nel secondo e terzo secolo, il Vescovo Martire, pensiamo a San Cipriano di Cartagine o a Papa Stefano di Roma. Poi ci trasportiamo a un millennio successivo, il Vescovo Conte, che normalmente non abitava nel territorio della diocesi che gli era affidata, a volte persino non era ordinato, perché era diventato un amministratore. Poi pensiamo al Vescovo Pastore dopo il Concilio di Trento, una figura che richiamerò ancora, San Carlo Borromeo. E poi pensiamo al Vescovo del Vaticano II, legato da una parte alla Chiesa locale e dall'altra al Collegio. E gli esempi in tutti i campi si potrebbero moltiplicare, dalla forma dei sacramenti alle prassi pastorali, dalle strutture amministrative alle priorità dogmatiche, morali. Qualcuno direbbe cambia tutto. No, non cambia tutto, perché il soggetto Chiesa, la fedeltà al Vangelo, il canone delle scritture, il simbolo della fede, lo stesso ministero di derivazione apostolica, sono il filo che tiene unite le forme diverse nelle diverse epoche della storia della Chiesa. Quindi occorre, come dice il Vaticano II, che alcune forme cambino perché Cristo resti lo stesso. E allora proporrei alcuni medaglioni a modo di esempio. In realtà sarà il primo un medaglione, la Chiesa del Nuovo Testamento. Gli altri 4-5 saranno accenni, potrei dire medagliette, perché la Chiesa apostolica, immediatamente post-apostolica, è il paradigma per la Chiesa di tutti i secoli. La Chiesa del Nuovo Testamento è formata da comunità che si concepiscono come missionarie,
non è scontato, perché la radice da cui derivavano queste comunità, cioè l'ebraismo, non era e non è missionario. Quindi questa è una spinta che ha dato il Signore alla sua Chiesa, e nel primo secolo, specialmente nella prima metà del secolo, le comunità cristiane hanno l'ansia dell'annuncio, non l'ansia di strutturarsi, sia perché per alcuni decenni il ritorno del Signore è atteso come imminente, sia perché il ministero davvero strutturato era quello degli apostoli. Gli altri erano collaboratori, non c'era ancora nei primi decenni l'idea di una successione apostolica. Quindi la forma fondamentale della Chiesa è la forma missionaria. Anche per questo nessun autore del Nuovo Testamento trasferisce la nozione di sacerdote sui ministri cristiani. Questo è un dato noto, sottolineato con particolare forza da qualche decennio, superando anche quella eccessiva sacerdotalizzazione dei ministeri che si era venuta affermando soprattutto nel secondo millennio. Gli studi esegetici hanno mostrato il senso di questa scelta unanime e certamente non concordata fra gli autori del Nuovo Testamento. Cioè, il ministero cristiano, comunque lo si articoli, non si pone sulla scia della mediazione tra cielo e terra, tra sacro e profano, tra Dio e il popolo, come erano il sacerdozio di Aronne e il sacerdozio pagano. Perché? Perché Cristo ha rotto lo schema sacro-profano con la sua stessa vita e opera, e con la sua morte in croce, pena profana per eccellenza, interpretata dagli autori cristiani come sacrificio, cioè come gesto sacro, con questa morte Gesù ha sovvertito la divisione netta fra sacro e profano. È su questa linea che la lettera agli Ebrei attribuisce a Cristo e a Lui solo il sommo sacerdozio. È proprio perché questa mediazione tra Dio e gli uomini, che inutilmente i sacerdoti antichi cercavano di realizzare, è avvenuta in Lui che è il Figlio di Dio fatto uomo. Nessun altro, lo ricorderà ancora Sant'Agostino nella polemica contro i donatisti, nessun altro può essere detto mediatore in senso proprio. I battezzati non necessitano di mediatori tra loro e Dio, perché in quanto inseriti vitalmente in Cristo sono incorporati nell'unico mediatore. Ed è per questo che altri due scritti del Nuovo Testamento, la prima lettera di Pietro e l'Apocalisse, trasferiscono invece la nozione di sacerdozio sui battezzati. Pietro dice regno e sacerdoti, sacerdozio regale. Apocalisse per tre volte parla di sacerdoti di Dio e del Cristo, riferendosi ai cristiani. Di qui dunque la dottrina del sacerdozio comune o battesimale, in un legame profondo al sacerdozio unico di Cristo. La struttura del sacerdozio antico era legata unicamente al culto e ai sacrifici e non aveva alcun aspetto itinerante e missionario, oggi diremmo sinodale. Invece i ministri cristiani del primo secolo, pur nella varietà delle mansioni e dei servizi anche molto differenti tra di loro, avevano una coscienza radicalmente estroversa, per il motivo a cui accennavo. In una chiesa missionaria i servizi sono rivolti all'annuncio, al fuori, ad extra. La terminologia stessa lo attesta. Prevalgono i termini apostolo, profeta, maestro, evangelista, dottore. Sono chiaramente uffici dedicati all'annuncio. E anche i termini
pastore, guida, presidente, poi avremo gli anziani, i servi, i sorveglianti, cioè presbiteri, diaconi, vescovi, evidenziano compiti di custodia delle comunità, ma anch'essi mostrano un dinamismo missionario, non sono titoli di onore, sono termini di servizio. Non avrebbe senso contrapporre in ogni caso ministeri missionari a ministeri cultuali, perché la missione stessa comprendeva sia il primo annuncio sia la celebrazione della novità di Cristo nella liturgia. È interessante che Paolo usi due volte la formula della paradosis nella prima lettera ai Corinti: trasmetto ciò che ho ricevuto, oppure ho ricevuto quello che adesso vi trasmetto, e le usa precisamente per l'annuncio del mistero pasquale di morte e risurrezione di Cristo e per la memoria liturgica del mistero pasquale nella cena del Signore. Cioè, potremmo dire, si rifà la tradizione sia per annunciare il kerygma sia per annunciare la celebrazione eucaristica. Ma è soprattutto significativo, e su questo attiro un momento l'attenzione, che verso la fine della lettera ai Romani utilizzi l'armamentario linguistico del culto per esprimere la missione dell'annuncio ai pagani. Paolo infatti richiama la grazia che gli è stata data da Dio, cito, per essere ministro, liturgos, di Cristo Gesù tra le genti, dunque liturgo missionario, adempiendo il sacro ministero, hierurgunta, il verbo hierurgein viene tradotto in tanti modi, ma è esercitando un sacerdozio. Quale però sacerdozio? Di annuncio del Vangelo di Dio. E continua, perché le genti divengano un'offerta, prosforà, ancora un termine del culto, gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo versetto, Romani 15:16, è uno dei più citati e studiati, direi quasi vivi sezionati, dal Vaticano II. Nelle discussioni conciliari sul ministero continuamente richiamavano Romani 15:16, perché Paolo esercita una voluta e perfetta fusione tra linguaggio del culto e contenuto dell'annuncio, quasi a dire che il culto cristiano è annuncio, o l'annuncio è un atto di culto. Siamo noi che poi, non voi, liturgisti no, ma siamo noi nella storia che abbiamo poi separato quello che riguarda il culto che si svolge in chiesa, quello che riguarda l'annuncio che si svolge fuori. Potremmo dire con un pizzico di anacronismo che Paolo fonde il ministero dell'altare con il ministero della strada, la celebrazione liturgica con l'annuncio missionario. Pur sapendo bene che non tutti i ministeri delle prime comunità cristiane mutuano il loro servizio dal modello paolino, per alcuni aspetti inimitabile, possiamo dire che complessivamente i ministeri del Nuovo Testamento tendono ad un'integrazione tra questi tre aspetti: i compiti dell'annuncio che prevalgono, la celebrazione dei misteri del Signore, che è una forma di attualizzazione della Pasqua e di annuncio, e la guida pastorale delle comunità man mano che nascono. Quindi si creano un po' alla volta i ministeri itineranti e i ministeri stabili. Nessuno, in ogni caso, rivestiva un ministero per se stesso. Il ministero non era considerato un onore, non c'erano sfumature di superiorità. I ministeri erano a servizio della missione, sia che portassero il primo annuncio alle genti, sia che si dedicassero prevalentemente alla crescita della comunità già nata. Perché? Perché erano le comunità stesse, come dicevo, a concepirsi come aperte, missionarie, rivolte a tutti. Ora, dalla fine del primo secolo notiamo invece una tendenza a strutturarsi. È evidente,
le comunità cristiane, i loro pastori, si rendono conto che la Chiesa esisterà anche dopo la morte degli Apostoli, che il ritorno del Signore forse non è così imminente, perché per lui un giorno è come mille anni come un giorno solo, e quindi la Chiesa deve durare nella storia. E pian piano i ministeri si raggruppano attorno alla triade, vescovo, presbiterio, diaconi, bene attestato e non problematizzato nelle lettere di Ignazio nella prima metà del secondo secolo, e quindi possiamo presumere già piuttosto diffusa la triade nell'impero. Non si parla ancora dei tre gradi. Sarà Clemente di Alessandria, dalla fine del secondo secolo, che comincerà a parlare di gradi. Si parla di tre ministeri. Ora, più rapidamente, come dicevo, altri quattro periodi in successione. Andiamo alla seconda metà del primo millennio, quando decisamente alcune strutture di chiesa sono cambiate, sono mutate, perché è mutata la storia. La chiesa si diffonde rapidamente nei diversi territori dell'impero. Nel VII secolo, VIII, con Bonifacio raggiunge la Germania, nel secolo successivo anche i popoli slavi con Cirillo e Metodio. La Chiesa si è strutturata in parte sui modelli della pubblica amministrazione, quanto agli edifici, ai ruoli, alle procedure, mantenendo ovviamente la specificità di amministrazione ecclesiastica, cioè i riferimenti sono la parola di Dio, la tradizione, i sacramenti, i ministeri. In alcune zone, in questi secoli, prevaleva una struttura parrocchiale diocesana, in altre invece una struttura monastica. Attorno ai grandi monasteri della seconda metà del primo millennio si struttura molta vita, non solo ecclesiale ma anche culturale, agricola, professionale, sociale delle popolazioni. In questa forma di chiesa, che è diversa rispetto a quella del Nuovo Testamento, si consolidano la tendenza sacerdotale e gerarchica già impostata alla fine del periodo patristico. E qui abbiamo questa sorpresa. Sacerdoti tornano ad essere coloro che sono ordinati con l'imposizione delle mani. Ciò che nel Nuovo Testamento non era, entrerà pian piano dalla metà del III secolo e si affermerà nella seconda metà del primo millennio. Cioè i sacerdoti sono sostanzialmente i presbiteri e quindi per la gente i parroci. Erano nate, io naturalmente faccio la storia a fumetti, ho saltato dei secoli, no? Erano nate nel frattempo le comunità rurali, le prime forme di parrocchie. I presbiteri che prima erano in città o addirittura abitavano con il vescovo, poi diventano parroci e abitano con la gente, spesso lontano dal centro urbano. Il vescovo lo si vede ogni tanto per le cresime o anche meno, quindi diventa sempre più una figura amministrativa, mentre il sacerdote, colui che esercita il culto, predica e accompagna le persone, diventa il parroco. Nasce qui e si consolida la visione delle due potestates, una suddivisione molto importante per il ministero ordinato. Cioè si dice che il ministro ha due poteri che gli derivano dall'ordine e dalla missio canonica. Il potere di ordine, appunto, che viene dal sacramento e si esercita in maniera somma nell'offerta del sacrificio eucaristico e nell'assoluzione. Poi c'è un potere di giurisdizione che il vescovo dà ai sacerdoti, il Papa dà ai vescovi, che comporta l'amministrazione e oggi diciamo meglio la guida pastorale di una porzione di popolo di Dio. Ma questi due potestates erano a un certo punto così distinte che sostanzialmente ai sacerdoti semplici è attribuita solo la potestà di ordine e a volte non hanno altro. A volte i chierici vagano per cercare le messe da dire, non hanno una amministrazione territoriale.
E come vi accennavo, ci sono dei vescovi che sono nominati tali, ma sono dei laici, non hanno il potere di ordine, hanno un potere di giurisdizione su un territorio. Queste naturalmente sono posizioni estreme, sono situazioni che la Chiesa non ha mai avallato, però il fatto che esistessero ci fa capire come si era staccato dentro al ministero il culto dalla vita pastorale e amministrativa. Nel VI secolo si diffondono le opere del cosiddetto pseudo Dionigi Areopagita, cioè naturalmente è un personaggio che si rifà al Dionigi di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli, non è lui, è noto come pseudo Dionigi, immagino che avesse un nome, non credo che gli amici lo chiamassero pseudo Dionigi, comunque scrisse queste opere che poi nel secolo successivo furono tradotte in latino e diffuse in tutto l'Occidente, dove i ministeri sono sistemati entro lo schema gerarchico delle mediazioni. Si potrebbe dire, per vari motivi, che per Dionigi il Nuovo Testamento, non dico non esiste, ma rientra nello schema dell'antico. E lui, in un'opera, La gerarchia ecclesiastica, sistema tutti i ministeri, a partire da Dio naturalmente, poi ci sono gli arcivescovi, i vescovi e così via, scende giù fino ai semplici laici naturalmente, li sistema in uno schema di, potremmo dire, plotiniano quasi, no? Di cascate discendenti. Lui dice che la gerarchia ecclesiastica rispecchia la gerarchia angelica, la gerarchia celeste. La gerarchia celeste, non so come facesse a saperlo, ma lui la sistema in 9 gradi e così sistema anche la gerarchia ecclesiastica. Così i gradi inferiori della gerarchia vengono ridotti a gradini di passaggio. Una storia nota, l'abbiamo sentita anche prima ripetere. Quando tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo Isidoro di Siviglia colloca tutti i ministeri dentro una griglia gerarchica, inevitabilmente li inserisce in questo quadro dionisiano. E i ministeri, che per lui sono 9, sono dunque sistemati in questo modo, a partire dall'alto: vescovi, presbiteri o sacerdoti, diaconi, suddiaconi, lettori, salmisti, esorcisti, accoliti, ostiari. Per i primi 3 parla di ordinazione, perché vengono conferiti attraverso l'imposizione delle mani. Gli altri 6 invece sono, oggi diciamo, istituiti, sono dei mandati relativi unicamente al culto. In questo periodo, infine, siamo sempre nella seconda metà del primo millennio, va notata la progressiva clericalizzazione dei monaci. All'inizio della vicenda monastica occidentale, i fondatori e gli abati resistevano alle continue richieste da parte dei vescovi di ordinare monaci e di portarli nella vita secolare, nella diocesi, perché avevano bisogno di sacerdoti preparati e ferventi e li trovavano nei monasteri. San Benedetto nel VI secolo invitava i suoi discepoli ad essere cauti nell'accettare presbiteri nelle loro comunità o nel presentare membri della comunità per l'ordinazione, perché dice nella regola che temeva che venisse favorita l'ambizione e che i fratelli venissero distolti dalla pace ascetica. E San Cassiano, altro grande fondatore, in un passaggio famoso, in una lettera, chiedeva ai monaci di fuggire con tutte le loro forze dalle donne e dai vescovi, per 2 motivi diversi ovviamente. Ma evidentemente gli stessi abati cedettero a queste tentazioni, almeno a quelle dei vescovi, perché dal IX secolo sono gli abati stessi ad essere sempre ordinati sacerdoti e sempre più spesso lo sono anche gli altri monaci. Allora potremmo dire che in questi secoli la componente laicale che vivesse nel mondo o nel monastero
si stava riducendo a parte passiva della Chiesa. I ministri non ordinati, i sei ministeri inferiori, assumevano funzioni puramente rituali, che oggi assomiglierebbero più ai ministranti e ai sagrestani che non a dei ministri veri e propri. E i monaci non ordinati diventavano una minoranza ritenuta qualitativamente inferiore, semplici monaci. La lotta per le investiture, passiamo dunque al secondo millennio, caratterizza i primi secoli del secondo millennio, omogeneizzando ancora di più la Chiesa e l'impero. Lo scontro non fu semplicemente sulle nomine dei vescovi e l'amministrazione delle diocesi, ma rappresentò il tentativo da una parte e dall'altra di esercitare e mantenere il potere, anche con le migliori intenzioni. Senza entrare nel merito delle riforme avviate da Papa Gregorio VII, e mi guardo bene dal criticarlo proprio qui a Salerno, accenno unicamente alla trasposizione, riflesso della sua storia personale di monaco, del modello monastico sul presbitero secolare. Nel bene e nel male questa trasposizione ha resistito fino al Vaticano II, elevando sicuramente i costumi del clero secolare, perché si santificava nella misura in cui assumeva la spiritualità monastica, ma a prezzo di una certa sconnessione tra vita spirituale e apostolato, cioè l'esercizio concreto del ministero era visto più come perdita di spiritualità. Nel frattempo, dall'inizio del secondo millennio, i nove ministeri isidoriani si ridussero a sette, perché scomparve quello del salmista, ma soprattutto scomparve quello del vescovo. Nel senso che ormai, riprendendo anche le affermazioni di San Girolamo sull'equivalenza nel Nuovo Testamento tra presbitero e vescovo, ormai il ministero più alto era il sacerdozio. Quando uno veniva nominato vescovo, non si riteneva che con la consacrazione episcopale ricevesse un grado ulteriore del sacramento dell'ordine, ma che ricevesse una missio canonico, una giurisdizione più ampia in un contesto liturgicamente solenne. Cioè, dal punto di vista sacramentale, era esattamente considerato uguale al presbitero, anche perché se l'ordinazione si compie nell'offerta del sacrificio eucaristico e nell'assoluzione, da questo punto di vista presbiteri e vescovi sono esattamente uguali. Non è che l'eucaristia consacrata dal vescovo è più pregnante, è esattamente uguale. Passiamo all'altro quadretto. La seconda grande riforma del millennio, quella del Concilio di Trento del XVI secolo, rilanciò con successo la vita pastorale della Chiesa sul territorio. Io personalmente sono un fan del Concilio di Trento, quindi quando sento tridentino usato nel senso di decadente mi arrabbio un po', perché ovviamente era un concilio innovatore per il XVI secolo e lo è stato per vari secoli. Adesso i padri tridentini farebbero altro, direbbero altro, no? Però in realtà il Concilio di Trento davvero ha avuto un'impronta provvidenziale, di riformatrice per la Chiesa. Basterebbe confrontare le decisioni di Trento e la loro traduzione con le descrizioni che abbiamo a ridosso del Concilio di Trento, e non penso solo a quelle drammatiche di Lutero, ma penso anche alle prime relazioni delle visite pastorali subito dopo Trento. Dicevo, la descrizione dello stato di abbandono fino al degrado delle parrocchie. Non sto a descrivere, ci sono tante fonti. Comunque, sostanzialmente i pastori non erano preparati alla predicazione. Sostituivano la parola di Dio, l'annuncio, con tante pratiche che Lutero chiamerà abusi. Lasciavano nel migliore dei casi agli ordini mendicanti, specialmente francescani e domenicani, che dal XIII secolo l'avevano assunto, il compito della predicazione.
l'ignoranza del clero secolare, in gran parte capace solo di dire la messa, insieme alla latitanza dei vescovi, troppe volte nominati solo come amministratori a distanza, aveva lasciato molti territori in uno stato pastorale davvero penoso. L'intuizione del Concilio di Trento si tradusse nei decreti di riforma. E l'intuizione, io credo che sia questa: occorre tornare a presidiare i territori con la predicazione, la celebrazione, l'accompagnamento pastorale. Oggi diciamo la prossimità. Le riforme sono note, specialmente l'istituzione dei seminari, delle visite pastorali, l'obbligo di residenza dei vescovi e dei parroci. Ed è interessante notare nei decreti di riforma che una delle motivazioni dell'obbligo di residenza è come potrà il gregge ascoltare la voce del pastore se non ci sono i pastori in mezzo a loro? Cioè un motivo proprio di missionarietà. È vero che nei decreti dogmatici Trento, in reazione a Lutero, assume di peso la visione cultuale del sacerdozio, sia nei decreti sul sacramento dell'ordine sia in quelli sull'Eucarestia, e riferisce l'ordinazione alla celebrazione eucaristica e alla assoluzione. Però nei decreti di riforma assume invece una visione pastorale del ministero, plasmando un ideale sacerdotale di grande vicinanza alla gente. La fusione tra queste due concezioni, che Trento si limitò ad affiancare, avvenne poi nella vita concreta dei pastori, dei vescovi, dei presbiteri. Il diaconato ormai come ministero permanente non esisteva più. E lo attesta la fusione ampia di quello che è stato chiamato poi il modello carolino, cioè l'interpretazione dell'episcopato che offrì Carlo Borromeo con la sua vita e il suo ministero. Perché da una parte era vero sacerdote, uomo del culto e dell'Eucarestia, ma insieme era pastore totalmente donato alla sua Chiesa, fino a morire sfibrato, giovanissimo. Questo binario culto-pastorale si arricchisce nel corso del XVII secolo di un motivo sacrale, che si potrebbe ricondurre addirittura come radice remota al dialogo sul sacerdozio di San Giovanni Crisostomo, cioè il sacerdote ha un potere tremendo superiore a quello degli angeli, ma che attraverso la scuola oratoriana e sulpiziana francese del XVII secolo riceve la connotazione nota del sacerdos alter Christus. Questa marcatura sacrale, di nuovo si deve riconoscere che contribuì ad elevare la vita del clero, paradigma il curato d'Ars, conteneva però un'insidia che consigliò al Vaticano II di non accogliere questa espressione nei suoi testi. Non trovate mai nei testi conciliari sacerdos alter Christus, come non trovate mai che il vescovo e il presbitero siano dei mediatori, perché l'ultimo concilio ritenne, con ottime ragioni, incompatibile questa serie di espressioni con la rinnovata visione battesimale della Chiesa. E passo così rapidamente, più rapidamente della prima, alla seconda parte, che prende avvio proprio dal Vaticano II, non perché abbia risolto tutto, ma perché ha impostato quella forma di Chiesa e quindi quella conformazione dei ministeri in cui oggi noi ci muoviamo. Il rinnovamento ecclesiologico operato dal Concilio Vaticano II non poteva semplicemente affiancare questi motivi cultuali e sacrali, sacerdote, mediatore, alter Christus, alla visione di Chiesa che aveva e andava recuperando, che non era più, per scomodare padre Congar, quella piramidale, ma era quella del popolo di Dio all'interno del quale c'è una diversità di ministeri. Dunque, penso che possiamo prendere due piccoli particolari come simbolo della svolta conciliare. Il primo è l'inversione, sono tutti e due famosi, del secondo e terzo capitolo del De Ecclesia, cioè inizialmente la Costituzione sulla Chiesa prevedeva un primo capitolo sul mistero trinitario, poi un secondo sulla gerarchia
un terzo sul popolo di Dio. Poi si continuava. A un certo punto vennero capovolti il secondo e il terzo, cioè mistero e popolo di Dio, tutto intero, tutti i battezzati sono popolo di Dio, sono l'endiadi iniziale, il mistero e la storia. Poi c'è la distinzione, la Chiesa dei ministri ordinati, i laici, i religiosi, eccetera. Secondo particolare è ancora più specifico. La Lumen Gentium, in uno schema precedente, non si intitolava come adesso Lumen Gentium cum sit Christus, Cristo luce delle genti, ma si intitolava Lumen Gentium cum sit Ecclesia, la Chiesa luce delle genti. E anche qui i padri conciliari intervennero richiamando il Mysterium Lune, cioè questa teologia dei padri per cui se la Chiesa fa luce, fa la luce della luna, perché la luce del sole è Cristo. E quindi è chiaro che si è posto Cristo al centro e la Chiesa si è autodecentrata. A questa rinnovata visione di Chiesa, dunque, si dovevano in qualche modo plasmare i ministeri in modo nuovo. Occorreva cioè trovare una nuova piattaforma sulla quale innestare i ministeri, che non poteva più essere quella della dignitas, del sacerdozium, dell'onore. Qual è questa nuova piattaforma in grado di integrare i motivi sacerdotali, profetici, pastorali? La nuova piattaforma è quella diaconale. A me pare che ci sia un testo non tanto citato in realtà, forse anche perché è brevissimo, ma fondamentale nella Lumen Gentium, che è il numero 24. Là dove parla direttamente della potestas dei vescovi, dice che l'ufficio che il Signore affidò ai pastori del suo popolo è un vero servizio, che nella Sacra Scrittura è chiamato significativamente diaconia, cioè ministero. Tira fuori tutte e tre le parole per non lasciare dubbi. Servizium, diaconia, ministerium. Cioè sta dicendo la piattaforma sulla quale costruire ogni teologia del ministero è appunto quella diaconale, quella del servizio. Non è che con questo, qualcuno dice sbrigativamente così, si elimini l'autoritas, la potestas, si afferma nella forma del servizio. Credo che Don Claudio prima abbia proprio insistito su questo. Per il Vaticano II, dunque, la base di ogni affermazione sui vescovi e i presbiteri, e credo anche il motivo sostanziale del recupero del diaconato nella sua forma permanente, è proprio la base diaconale di tutto il popolo di Dio e di tutti i servizi, di tutte le mansioni dentro al popolo di Dio. Mentre la prospettiva sacerdotale sacrale sopraelevava i ministri ordinati, in qualche modo allontanandoli dalla Chiesa e collocandoli inevitabilmente sul piedistallo della mediazione, questa prospettiva missionaria diaconale rende il servizio dei vescovi, presbiteri e diaconi relativo al resto della Chiesa, ossia al popolo di Dio e alla comunità. Del resto questa è l'interpretazione che lo stesso Vaticano II, il Lumen Gentium 10, dà del rapporto tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune. Usa la formula di Pio XII, sono distinti per essenza e non solo per grado, ma gli atti lo spiegano così: il sacerdozio ministeriale è nell'ordine dei mezzi, il sacerdozio comune nell'ordine dei fini, cioè la nostra vita deve realizzare il sacerdozio battesimale. A questo scopo il Signore ci ha dotato anche di ministri. Vedete che è un po' un rovesciamento rispetto allo schema del piedistallo. In chiave di ministero, dunque, più che di dignitas, viene riformulata la dottrina sull'episcopato. Qui non c'è ovviamente il tempo, ma i due nuclei della sacramentalità e della collegialità sono un vero rinnovamento della dottrina dell'episcopato. Viene rinnovata la dottrina sul presbiterato, non è più il sacerdote ordinato unicamente al culto, ma
è il presbitero ordinato per l'annuncio, per la celebrazione e per la guida pastorale, il triamunera, e viene ricostruito, dicono, io direi riesumato, il diaconato nella sua forma permanente. E c'è questo particolare che ancora vorrei far notare, che io credo sia uno dei punti meno recepiti della dottrina sul prete del Vaticano II. Il Concilio integra anche lo schema gregoriano di Gregorio VII, cioè la trasfusione della spiritualità monastica sul prete secolare, lo integra nell'importante numero 13 di Presbyterorum Ordinis, quando dice che l'esercizio del ministero non solo attinge dalla vita spirituale, ma anche la alimenta. Perché, dice, mentre il presbitero annuncia la parola, converte anche se stesso. Mentre celebra i sacramenti, rinnova la sua offerta. Mentre guida il popolo di Dio, imprime nel suo animo più chiaramente l'immagine di Cristo pastore. Cioè c'è una circolarità tra esercizio del ministero e spiritualità. L'apostolato non è più solo a perdere, ma dà anche delle motivazioni spirituali. E adesso vado veloce verso la conclusione, perché abbiamo già sentito richiamare il Ministeria Quaedam di Papa Paolo VI, che andando oltre, ma sempre sulla base del Concilio, riorganizza i ministeri laicali, anche se laicali con due limiti, potremmo dire laicali maschili e laicali un pochino clericali, perché l'immagine comunque rimaneva sempre quella dei ministeri istituiti di chi camminava verso il presbiterato. Il motu proprio, nonostante questa bella novità e il fatto che all'inizio parli di uffici di carattere liturgico e caritativo, poi di fatto li articola solo come ministeri di carattere liturgico, cioè il ministeria quaedam limita il lettorato e l'accolitato al servizio all'altare. In quegli anni il dibattito sui ministeri non era assorbito dai ministeri laicali, era assorbito dalla questione della crisi di identità del prete, con il fenomeno della contestazione, del dissenso, l'abbandono massiccio del ministero, lo svuotamento dei seminari, erano altri i temi che attraevano, quindi non ci fu un approfondimento dei ministeri laicali. Ci tornò sopra, l'abbiamo sentito citare implicitamente dal Cardinale Parolin, Giovanni Paolo II nella Christi Fidelis Laici 23, in maniera piuttosto critica. Avete sentito che parla di rischio clericale, di ministeri di supplenza che poi diventano ministeri ordinari, e ricorda come la Evangelii Nuntiandi di Paolo VI richiami i campi propri dei laici non come l'edificazione della comunità, su questo poi tornerò e concludo, ma come il campo della famiglia, della professione, della società, della politica. E poi dice, ho istituito una commissione che studia questo tema, che poi si è persa, come accade tante volte, ma poi è arrivato appunto Papa Francesco con i suoi due documenti già menzionati, non tornerò a dire l'apertura alle donne e il ministero del catechista. Dirò piuttosto questo: in questo contesto si tratta di chiedersi cosa significa esercitare i ministeri in modo sinodale, perché la grande riforma di Papa Francesco è sicuramente l'impostazione sinodale della Chiesa, intesa come partecipazione di tutto il popolo di Dio alla vita e all'attività della Chiesa. È dunque in questo contesto sinodale di cammino che vanno collocati i ministeri e anche i ministeri laicali riformulati nel modo attuale. La Chiesa italiana però, siccome dicono che la C'è arriva sempre dopo, no, in questo caso era arrivato un po' prima, purtroppo non c'eravamo noi, quindi non ci possiamo attribuire questo merito, ma nel 1980, a seguito di un documento di alcuni anni prima sui ministeri, nei prenotanda
al rito di istituzione dei ministeri laicali, dunque parliamo di oltre 40 anni fa, si dice questo: l'opera del ministro non si rinchiude entro l'ambito puramente rituale, e notate che questo non lo desumono dal ministerio a queda, ma si pone dinamicamente al servizio di una comunità che evangelizza e si curva come il buon samaritano su tutte le ferite e le sofferenze umane. Dunque ministeri laicali intesi in modo estroverso. La recente nota della CEI, firmata da Monsignor Brambilla e Monsignor Busca, sulla stessa linea richiama insistentemente, a proposito del lettore e dell'accolito, insieme ai compiti liturgici, anche le valenze pastorale e missionaria. E cito perché c'è una bella specificazione. Dice quel testo, recentissimo, è di luglio: il lettore richiama la Chiesa intera alla presenza di Gesù, parola fatta carne. Può assumere iniziative di primo annuncio, animare la lectio divina, accompagnare quanti sono in ricerca alla scoperta della parola di Dio. Molto più ampio dunque rispetto a leggere in chiesa. L'accolito, cito, richiama la presenza di Cristo nell'Eucarestia della Chiesa per la vita del mondo e dunque coordina il servizio della comunione alle persone malate e impedite. Poi c'è questa bella espressione: fa da ponte tra l'unico altare e le tante case. In questo modo, dunque, in questo documento, il lettore e l'accolito mantengono il servizio liturgico come sorgente propulsiva e momento qualificante del ministero, perché la liturgia è fonte culmine di tutta la vita della Chiesa, ma non come momento esaustivo del loro ministero, ma come momento appunto dinamico, propulsivo. L'ambone e l'altare, lettore e accolito, restano riferimenti essenziali, ma non esclusivi. I ministeri prendono forza e ispirazione dall'altare, dall'ambone, per suscitare nell'intera comunità cristiana, attraverso l'animazione pastorale, l'adesione alla parola di Dio e l'Eucarestia. E tutta la comunità, pungolata dai ministri istituiti, e anche da quelli ordinati ovviamente, estende a sua volta la bellezza della parola e della comunione ai fratelli e alle sorelle, ascoltandoli e incontrandoli nella loro quotidianità. Questa potrebbe essere un'idea sinodale dei ministeri, un cammino fatto assieme. I ministri ordinati e istituiti come pungiglione della comunità. Ricordano, non assorbono su di loro tutti i compiti relativi alla parola e all'Eucarestia, ma ricordano alla comunità la centralità dell'ambone e dell'altare, ma non solo per fare gruppo, ma perché questo venga portato fuori. È tutta la comunità che diventa missionaria. Papa Francesco, lanciando recentemente in settembre la proposta di una ermeneutica pellegrina della Chiesa, ha usato questa originale espressione, presentando il sinodo alla sua diocesi di Roma, ha svelato la chiave di lettura fondamentale di tutto il suo magistero, che è appunto il cammino, la sinodalità, l'itinerario. Senza questa chiave di lettura di Papa Francesco si aprono le interpretazioni più svariate del suo magistero, da chi lo condanna in blocco perché è relativista, a chi al contrario lo scambia per uno sdoganamento totale della modernità. In realtà Papa Francesco non chiede di cambiare la sostanza della dottrina, chiede di cambiare quelle strutture di Chiesa che rallentano l'annuncio del Vangelo, che rallentano l'accompagnamento delle persone in qualsiasi condizione esse si trovino. Occorre che camminino, perché è molto più comodo aspettarle alla meta, condannando quando vanno fuori strada, il tradizionalismo, oppure lasciandole andare, rimanendo fermi alla partenza, dicendo qualsiasi strada facciate va bene, relativismo. Il difficile invece è che la Chiesa si metta ad accompagnare, il difficile è la sinodalità, e i ministeri sono strutturalmente a servizio dell'accompagnamento. Se questo vale per tutti i battezzati, come ripete fin da Evangelii Gaudium Papa Francesco, diventa addirittura lo scopo dei ministri ordinati, istituiti e di fatto. Ogni servizio nella Chiesa del Vaticano II non può che porsi in cammino con gli uomini e le donne del tempo
per testimoniare che è bello, dà senso credere al Signore risorto. I ministeri dentro una chiesa sinodale dunque non si limitano a funzioni intraliturgiche e nemmeno solo intraecclesiali, ma facendo da sveglia, e la sveglia dà fastidio, no? Soprattutto quando suona presto, quindi devono dare un po' fastidio ai ministeri, non essere soporiferi, facendo da sveglia per le loro comunità, le spingono e le accompagnano alla testimonianza e alla missione tra la gente. Evitano dunque di assorbire su di loro in maniera centripeta il servizio della parola e dell'Eucarestia, ma stimolano e provocano l'intera comunità cristiana ad assumere la ricchezza delle due mense per portarle fuori dalle mura dell'edificio sacro. In questa prospettiva sinodale e pellegrina, credo sia da superare la distinzione netta tra servizio intra ed extra ecclesiale, perché se troppo marcata, questa distinzione rischia di ripresentare quella dicotomia tra sacerdoti nella Chiesa e laici nel mondo che il Vaticano II ha cercato di attenuare. Questa divisione netta di ambiti rispondeva a una concezione nella quale la gerarchia rivestiva la parte attiva nella missio salvifica della Chiesa, mentre i laici dovevano occuparsi delle cose del mondo, che erano prive di spessore salvifico. Anche quando padre Congar, nei Jalon pour une théologie du laïcat del 1953, recuperava questo schema assegnando ai laici nel mondo una funzione salvifica, come dirà poi lui stesso 30 anni dopo, cadeva in questa dicotomia. Il Concilio Vaticano II non ha diviso così nettamente, tant'è vero che, per esempio, in Presbiterorum Ordinis dice che i presbiteri sono mandati per tutto il mondo. I vescovi in Lumen Gentium 25 annunciano la parola al mondo. I laici hanno la loro funzione propria e peculiare nel mondo, ma possono svolgere ministeri e servizi nella Chiesa. Quindi, diciamo così, c'è una priorità, ma non un appalto. Allora, io racconto sempre questo piccolo aneddoto, perché mi ha svegliato un po' questo. Quando ero parroco, una catechista che assisteva una sera a una mia faticosa riflessione sui laici nel Concilio Vaticano II, e lì avevo insistito molto su questa distinzione: i laici si devono impegnare nel mondo, i ministri ordinati nella Chiesa, avevo insistito troppo, mi fece questa domanda: scusa, ma quando io faccio catechismo, svolgo un servizio nella Chiesa o nel mondo? E mi resi conto che forse questa distinzione zoppicava. E zoppicava perché il Concilio Vaticano II l'aveva già strutturata in modo diverso. Non o Chiesa o mondo, o lavori nella Chiesa, e allora sei prete, vescovo, catechista, diacono, animatore del coro, e lì lavori per la Chiesa, missio salvifica. O lavori nel mondo, e allora ti occupi della famiglia, della politica, del sindacato, ma non c'entra con la missio salvifica. Questo è uno schema vecchio. Il Concilio, con questa grande intuizione, a me piace tantissimo la definizione che della Chiesa dà in Lumen Gentium 9, dice: chi sono i cristiani? Coloro che guardano nella fede a Gesù come salvatore, cioè sono uomini e donne, non un altro genere, che vivono nel mondo, che guardano nella fede a Gesù come a loro salvatore. E Gaudium et Spes 1, le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e dei sofferenti, sono le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Ecco, tutto questo fa capire che Chiesa e mondo sono intrecciati. La Chiesa non è una mongolfiera che sorvola il mondo, nella quale lavorano alcuni ministri ordinati, istituiti di fatto. No, la Chiesa sono quegli uomini e quelle donne che vivono nel mondo e guardano nella fede a Cristo come a loro salvatore. E allora chi esercita il lettorato, l'accolitato, il ministero di catechista opera sia nella Chiesa che nel mondo, perché lei o lui stesso e le persone che serve non sono divise tra Chiesa e mondo, ma sono immerse nell'una e nell'altra realtà. Chi annuncia la parola di Dio, uso qui un linguaggio scout,
fa crescere buoni cristiani e buoni cittadini insieme. Chi celebra l'Eucarestia o porta la comunione ai malati o organizza l'adorazione eucaristica fa crescere buoni cristiani e buoni cittadini insieme, compie un gesto religioso, sociale e politico insieme. Essere ministri di una chiesa sinodale significa contaminarsi con i compagni di viaggio, mettersi in ascolto delle loro speranze e sofferenze, ma contagiarli con quella speranza che viene dal Vangelo del Signore risorto. Grazie per la grande pazienza che avete avuto.